Nella domenica più difficile, ma anche più importante, il Catania si riscopre all'altezza, batte il Cagliari al Massimino e vince la sua prima di 12 partite che aprono una serie, come detto, di un campionato nel campionato. Vittoria importante, sofferta a discapito degli episodi, ancora una volta, come vedremo, il gol del vantaggio del Cagliari di Conti al 21esimo è piuttosto casuale quanto pesante, e anche della sorte, perché il Cagliari, segnato il gol dell'1-0, ha sprecato almeno 3-4 clamorose palle gol per chiudere la partita e spedire davvero il Catania verso la Serie B. Poi invece i rossazzurri hanno reagito, nonostante il pubblico, perlomeno una parte di esso, forse non ci credeva più e ha cominciato a fischiare, magari preoccupato che ormai il peggio era stato centrato. Invece al 44esimo Silvestri, con un guizzo da attaccante puro, sfruttando un calcio d'angolo di Colucci deviato da un compagno, ha riaperto i giochi e rimesso le cose a posto, 1-1. Nella ripresa, pronti via, stavolta le cose cominciano a cambiare, forse anche la sorte, perché il gol del vantaggio dei rossazzurri dopo 2 minuti su punizione a spiovere in aria di Colucci è fortunato, finalmente. Canini per il Cagliari devia all'indietro, ma nella porta sbagliata, e fa 2-1 per il Catania. Ribaltone è riuscito, la squadra recupera ossigeno, morale, si abbraccia, sente che forse il difficile è finito e in effetti crea almeno 4-5 palle gol, come vediamo in sequenza, tutte sprecate o salvate. Meglio dire, da Storari, molto attento e sempre pronto negli interventi. Poi gli ultimi minuti di sofferenza, come logico che sia per una squadra, il Catania, che a tutti i costi vuole difendere il 2-1, che significa ossigeno puro, classifica migliorata e morale elevato per una settimana serena. Il Cagliari butta dentro tutto quello che ha, un paio di tiri sfiorano i pali della porta di Bizzarri, molto preciso, incolpevole sul gol, il portiere argentino, fino al fischio finale del signor Banti di Livorno, per l'urlo liberatorio del pubblico, che è tornato ovviamente a crederci, e l'abbraccio della squadra, che saluta tutti a centrocampo, ringrazia la gente degli spalti, ma fila via negli spogliatoi, quasi silenziosa, perché è cominciata la serie di rimonte. Adesso però ci saranno altre 11 partite da giocare, sempre con l'acqua alla gola, per così dire, ma questa squadra, questo pomeriggio, ripresa per i capelli la Serie A, ha dimostrato di poter essere in grado di giocarsi serenamente la sua permanenza per il secondo anno consecutivo.